sono i pazienti dello spazio ALPADE della Raggi Onlus. ALPADE sta per Alzheimer, Parkinson e demenze, quindi gli ospiti che oggi hanno cantato insieme a voi sono persone che hanno Alzheimer e che hanno Parkinson e che hanno anche altre forme di demenze. E pensate, si sono preparati per 2 mesi per essere qui oggi, cantare queste canzoni che poi, grazie anche all'aiuto di Marinella, che è venuta al nostro centro insieme a Maria, che insomma veniva con la chitarra, siamo riusciti a portare qui e non hanno fatto veramente nessun errore. Quindi veramente sono stati eccezionali. Noi siamo qui e penso che questo non sarà il primo incontro nelle varie messe, perché noi vogliamo lanciare veramente un messaggio molto importante, perché le persone con demenze non sono delle persone che devono essere lasciate da soli nelle loro case. Le persone con demenze sono queste, sono persone che possono ancora dire, possono ancora parlare, possono dare ancora tantissimo ad una società che invece non li accetta più e non li vuole più. Quindi io ringrazio veramente Londino, ringrazio questa magnifica giornata, e oggi, mentre loro stavano cantando, vi posso assicurare che sorridevano e si divertivano, pensavo ad una cosa: che peccato che fra pochissimi minuti queste persone non ricorderanno più della magnifica esperienza che hanno vissuto questa giornata. Quindi io quello che vi chiedo è di racchiuderla in voi questa esperienza, queste voci che molto spesso invece sono silenziate da una società a cui sta bene mettere da parte le persone un pochino malate. Quindi queste voci prendetele per voi, perché loro tra poco non ricorderanno più niente, usciremo da qua e per loro sarà di nuovo l'oblio. Quindi ancora grazie, e quando uscite da qui parlate di questo centro che è l'unico